Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2. Oggi sfida al primo vero boss. Vai, abbiamo anche salvato e il primo salvataggio è creato. Insomma, direi che il test è stato piuttosto facile e quindi superato, esatto? O dovremmo farne un altro? Sì, ok, è andata bene, dai. Cavoli, bello. A me questo piace dei giochi RPG. Non tanto le meccaniche, che sì, mi piacciono le meccaniche, ma le ambientazioni. A me le ambientazioni fanno impazzire, ragazzi. E per fortuna Yo-Kai Watch Busters 2 non è da meno. Siamo arrivati. Il mare è blu, la sabbia è pulita. Sembra quasi una spiaggia tropicale. Questa spiaggia è bellissima, sì. Però non siamo qui per rilassarci, siamo qui per andare a caccia dei tesori. Alla pelle d'oca? In realtà c'era scritto pelle di pollo, però intendeva la pelle d'oca perché a quanto pare c'è qualcosa di sinistro su questa spiaggia. Quindi dobbiamo arrivare lì sopra per proseguire. Ma invece dentro la grotta cosa c'è? Ok, truppa in marcia. Sì, ma... dentro la grotta? Voi? Niente, quindi questo boss è tipo una base. Oh, ok. Quindi questo posto qui in realtà è la base. E qui dentro non ci possiamo neanche andare. Facciamo un po' di esplorino tattico allora. Sergente Quadro, che succede? Ok. Oh, ci addentriamo. Aiuto! Ma che diamine è sta roba? Proprio il dialetto, eh. Jibanyan parla in dialetto, in giapponese. Per mille giravolte! Appena arriviamo sull'isola, una grande scoperta. C'è un altare nel bel mezzo del nulla. Un altare. Una costruzione che può essere aperta solo con una specie di chiave. Se guardate bene, qui c'è una serratura per inserirci qualcosa. Non una semplice chiave, spero. Però la porta è già stata aperta, quindi qualcuno deve esserci già passato da qui. Quindi la strada è spianata. Ok, andiamo allora, no? Tutto questo per riassumere che dobbiamo scoprire cosa c'è dall'altra parte, esatto? Ok, ora possiamo anche portarci gli amici. Infatti mi ha aggiunto altri amici. Io mi porterei il leader che mi dà più sicurezza. Eccolo qua. Quindi adesso ci sta parlando delle armature, degli oggetti che possiamo trovare per rinforzarci, ecco. Tipo la spada e lo scudo per la... spada e scudo, tanto per cambiare. Perfetto. E ci dà la spada ora. E anche uno scudo. Ottimo. Quindi vuol dire che forse la prossima avventura sarà un pochino più pericolosa in DJ. Quindi devo portarle dal forziere. Quindi dal ripostiglio allo zaino. A questo punto, Sergente Quadro alla missione. Andiamo. Ok, un nuovo posto. Tre piani. Ricompensa 20. Ah no, forse è livello 20? No, non può essere. No, livello 1, infatti. La ricompensa è livello 20. Possiamo trovare una spada più forte. E anche delle monete. Dei pezzi di moneta rosa. Andiamo. Detto, a me le ambientazioni piacciono un sacco, ragazzi. Più del sistema di combattimento. È proprio la storia a me che piace degli RPG.
Poi dovrebbe essere così in tutti quanti i videogiochi, ma alcuni se lo dimenticano. Ok, che succede qui? Una stanza piuttosto grande per iniziare. Abbiamo solo un'uscita. Oh! Ah, col tesoro, sì sì, mi ricordo di voi piccoletti. Lo scudo, grande! Wow, allora possiamo già equipaggiarlo? Oh, sto vedendo lo zaino, levati! Beh, possiamo darlo a lui, visto che comunque sia... non ha nulla. Ah, mi ha rallentato! Ah! Potrei usare Vigorium, però no. Ah, qui sono le scale, invece qua sopra? Insomma, voglio un attimino esplorare per bene. Niente tesoro? Perché non hai il tesoro tu? Niente, bottino piuttosto magro. Ma ce la facciamo andare bene. Oh. Ho sbagliato tasto, sì. Non, perché sono abituato con l'altro che... con Y non facevo l'attacco, non la schivata. Quindi sono un po' abituato male. E dai però. Oh, sfere, sfere. Che servono per i livelli, credo, qui, eh. Lascialo sta. Ok, va bene, ci sta, ci sta. Sì, lo so, lo so, lo so. Sì, va bene. L'avrebbe comunque sia fatto fu... è scriptata sta cosa, eh. Dai però. Oh, santo cielo. Dai che non è ancora crepato sto tizio, su. Ok, l'ho ricaricato, ora possiamo andare. Questa cosa succede in tutti quanti i blasters, comunque sia, che ti manda il compagno KO. Ah, è vero, lui si aumenta la velocità, una cosa del genere. Una stupidaggine. Andato. Ci dà un tesoro. Che cos'è il tesoro? Un teschio, bene, è un oggetto perdù. Sì, gli oggetti perdù li conosciamo già, grazie. Non ci serve la spiegazione. Andiamo. E ora, con l'oggetto perdù ci può uscire un bel tesoro. Speriamo che sia qualcosa di bello. Oh, la spadina, bene. Più 5. Cos'è, una spada di gomma? Che vogliamo fare? Ok. E avete completato un primo livello difficile. Vabbè ragazzi, insomma, questo primo livello è stato piuttosto facile. Ok, quindi ora posso aggiungere altri membri alla squadra. Posso averne 3 ora. Andiamo alla spiaggia. Oh, nevina! Hanno finito di fare l'accampamento allora. A quanto pare Nivina non è dispiaciuta di stare qui alla spiaggia, nonostante lei sia la regina del freddo. E la spiaggia fa caldo. Oh, bella la base! Wow! Cavolo, è meglio questa che la base dove stavamo prima. E io odio la spiaggia, quindi... quindi è molto interessante... che mi piaccia di più l'aperto che non il chiuso. Su una spiaggia, poi. Abbiamo l'app dei trofei, perfetto. Vabbè, l'app però... io i trofei sinceramente non ho mai puntato a finirli. Se li prendevo bene, se no... non mi interessava. Ok, quindi anche la mappa. Possiamo teletrasportarci per la mappa, ottimo. Ok, devo andare a parlare con gli altri. Sì, con Jimmy. Infatti avevo letto Jimmy. Lui ovviamente è sempre il classico timidone. E ovviamente lui vende anche appunto oggetti curativi e talismani per potenziarci difesa, attacco e velocità. Perfetto, uno è fatto. Lo shop di Jimmy apre. A questo punto dovremmo andare anche da Amplicamp. No, Jimmy l'ho incontrato. Lui allora manca.
Ok, questo qui è sempre intenzionato a correre. Lui è l'allenatore, quindi, per questa volta. Perché se vedete ha anche i pesi lì. Quindi con lui possiamo salire di livello quando abbiamo le sfere. E qui, ragazzi, toccherà farmare. A questo punto, Sergente Quadro ha un'altra missione per noi. Non salgo ancora di livello, voglio fare un'altra missione. Ah, Master Ceffo. Beh, allora facciamolo. Tre piani. Però no, mettiamo un altro amico. Non metto il Ranger. Il Ranger non... Ah, posso metterne anche altri due. Quindi a posto, andiamo con due. Però c'era scritto 3, c'era scritto e non 4. Boh. Va bene. Ah, forse puoi portarti un massimo di 3 amici. Ok, ora allora è chiaro. Andiamo a fare la missione di Master Ceffo. E partiamo. Dato che è il big boss, credo che poi finisca il capitolo, eh. Non ne sono proprio sicuro, però. Ok. Qui c'è qualcosa di strano e pericoloso, sì. Ovviamente cerchiamo, insomma, finché sono livelli così di base. Ok, possiamo farcelo amico. Era ovvio. Perfetto, vai. Vai. Bene. Ottimo. E ora vediamo un po'. Perfetto, le scale. Vabbè, questi livelli sono quelli base, quindi è molto facile. Però non per questo sono meno interessanti. Dai ragazzi, su, è facile sconfiggerlo questo per ora, no? Beh, prendiamo lo scudo, equipaggiamo. Prendiamo anche la palla di riso. Andiamo avanti. A questo punto io mi ricongiungerei di qua. E c'è anche un nemico, bene. Ovviamente che io manco. Perfetto, diventa amico anche Grumoco. Buono, buono. È sempre meglio avere più amici possibile. C'è un big boss, sì. Uff. Master Ceffo, andiamo. Fatti sotto. Bene. Ok. Ok, ora fa l'attacco quello che ammazza tutti, bene. Non è difficile. È solo pesante da sconfiggere. Wow, 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 che succede? Ma che è? Ah, le teste, bene. Sì. Dov'è? Levati. Mannaggia a te. Shanzu, sì, però. Dai. Vai. Dai, ragazzi, è quasi fatto, su. Non sarà difficile. A parte potevo schivare, non ci ho pensato. È fatto ragazzi, basta un attacco, basta. Se si fermasse però. Chiunque sia stato, bravo. Sa che è stato... Ah, forse... Vabbè, si capisce. Tutti quanti lì stavano.
E insomma, il primo big boss è andato. Non male davvero, non male davvero. Ma vabbè, parte era facile il livello 1. Però, difficile per il livello che era. Nel senso, noi siamo livello 2. 1. Però con le spade livello... con gli oggetti livello 2. Lui livello 1, però è un boss particolare, insomma. Non è che è facile. È sempre un boss di quelli potenti. Che se te lo rincontri a livello 50, tu livello 50, lui anche ti apre in due. Bene, Cuggia, anche questo video di Yo-Kai Watch Busters 2 termina qui. Nel prossimo andremo ad affrontare un nuovo boss che penso sia esclusivo di questa versione di gioco, perché sul 3 non mi ricordo per niente di averlo affrontato, poi magari mi sbaglio. Ma quando l'ho visto mi è sembrato nuovo, quindi sono rimasto un attimino spiazzato, anche perché si è presentato in una maniera piuttosto inusuale. Comunque sia, nel prossimo episodio lo affronteremo. Ad ogni modo, questo video termina qui, io come sempre spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!